sale, che cos'è? Sei qui con me e questa assurda solitudine perché? Ma che cos'è? Se per gli eoni il volo è sempre libertà, perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va, che non va. Nostalgia, nostalgia canaglia, che ti prende. Vai lontano e perdi un po' di ciò che sei. E poi perché un'avventura è bella solo per metà, mentre si va quel dolce tarlo all'improvviso tornerà. Buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Dunque, nostalgia di un Pescara che non c'è, che è quello della stagione 2011-2012 con la grande cavalcata verso la Serie A. E ora c'è un Pescara diverso che tutti vorrebbero, che tutti vorremmo come quello di qualche anno fa. Vedremo che cosa ci farà vedere Zeman nelle prossime settimane. Ne parleremo questa sera con Walter Nerone e Luigi Mascia, innanzitutto. Buonasera. Che saluto, buonasera. Allora, nostalgia di un Pescara, dicevo prima, che non c'è più, un Pescara comunque diverso, quello di Zeman di oggi. Walter. Io non ho nessuna nostalgia. Quello era un bel Pescara, come ce ne sono stati altri, forse uno dei più belli di sempre, se non il più bello di sempre, diciamo paragonabile al primo Galeone, però è il passato. Nello sport il passato, nella vita già, diciamo, ha un valore relativo se non culturale, e nello sport figuriamoci. Io non ho nostalgia di quel Pescara perché so che è irripetibile. Adesso tu puoi fare qualcosa di diverso, piuttosto andrei a cercare altre riflessioni, no? Chi all'inizio, chi già al nome di Zeman aveva già immaginato una cavalcata trionfale, ecco, la cavalcata trionfale la immagini se hai nostalgia, se credi che quel Pescara sia ripetibile. Se sei un po' realista sai che è difficile ripetere, specialmente
a quei livelli. Quindi non ho nessuna nostalgia per quanto quel Pescara mi abbia in qualche modo coinvolto. Tra l'altro è stato un po' la fine di una epoca della mia vita professionale quel Pescara, quindi ce l'ho nel cuore forse più di molti, più di quanto molti pensino. E per il resto quello di adesso ovviamente non mi entusiasma più di tanto, però secondo me sta facendo quello che può, qualche settimana un po' di meno, qualche settimana più, sta lì. Io dai due incontri Palermo e Bari, tutte queste negatività non le ho tratte, qualche conferma sì, siamo una squadra che se va bene andiamo ai playoff, salvo sconvolgimenti particolari. Per me questa è una conferma, per il resto è inutile stare a pensare a quel Pescara, quello non torna, cerchiamo di fare i conti, invece di pensare a Insigne e Capre e Verratti pensiamo a Capone e Palazzi che sono il presente e vorremmo fossero anche un pezzo di futuro. Allora Luigi, tu sei d'accordo con Walter, hai nostalgia di quel Pescara e che Pescara hai visto a Bari? Beh, non hanno, il Parlamento non mi risulta che abbia introdotto la nostalgia come reato, quindi tutto sommato io invece la nostalgia ce l'ho per quel Pescara, quindi non incorro in sanzioni pecuniarie o altro e quindi comunque declamo e annuncio la mia nostalgia per quel Pescara. Favoloso, non è un caso che tre di quel Pescara lì, giocatori, due giochino stabilmente in Coppa dei Campioni e un altro gioca in Europa League, quindi stiamo parlando di giocatori che hanno iniziato la loro attività e la loro ascesa nell'Olimpo calcistico passando proprio per Pescara, anzi iniziando proprio a Pescara. E quindi riallacciandomi al bel siparietto sulla nostalgia canaglia, sì, la nostalgia è canaglia perché vedendo il Pescara di oggi soprattutto si rimpiange il passato, perché se il Pescara di Zeman targato 2017-2018 non dico potesse sovrapporsi a quello di quell'annata storica, perché forse su questo ha ragione Walter, dal mio punto di vista quella è un'annata irripetibile come fu l'annata di Galeone, del primo Galeone, però se comunque questo Pescara targato Zeman avesse risposto alle aspettative che aveva intorno, insomma forse oggi non staremmo qui a vedere il servizio sulla nostalgia canaglia e a rimpiangere quel Pescara. Purtroppo di quel Pescara lì, ma soprattutto delle idee calcistiche di Zeman che sono state in quel Pescara storico viste e riviste di partita in partita, oggi invece vedendo e rivedendo questo Pescara non troviamo nulla di quello Zeman e dello Zeman pensiero. Poi faremo magari un sacco di trasmissioni per capire se Zeman è invecchiato, se Zeman non riesce più ad avere il carisma che aveva prima da questo punto di vista, oppure l'organico che ha a disposizione di Zeman non è fatto di Verratti, Insigne e Immobile. Credo che come al solito la ragione stia nel mezzo e quindi il buon senso ci porta a pensare che evidentemente i problemi del Pescara sono da una parte e dall'altra. Evidentemente Zeman ha perso lo smalto e la freschezza che aveva a quel tempo e non poteva non essere così perché il tempo segna tutti, dall'altra non ha quei ragazzi che aveva a quel tempo, senza nulla togliere a quelli di oggi, ma evidentemente il talento di quelli di oggi ancora non è stato espresso come fu espresso invece immediatamente quello dei ragazzi di allora. Gli altri ospiti della serata, saluto Giuseppe Tambone, buonasera Giuseppe. Allora, partirei proprio dalle ultime parole di Luigi Masci, ecco, secondo te ci sono stati errori e se ci sono stati quali e da parte di chi? Ma credo che con il campionato in corso e ancora tante partite da sviluppare, un percorso finora fatto molto altalenante, credo che sia veramente un terno al lotto cercare di darti una risposta. È vero che in questo momento la stagione è arrivata
a un punto importante, non so se è critico o meno, la classifica probabilmente non è quella che né i tifosi, la società e lo stesso staff tecnico si auguravano, e né, se andiamo a riflettere su qualche punto lasciato per strada, neppure quella reale che poteva esserci con uno sviluppo di gare diverse. Pensiamo solo alle vittorie tramutate in pareggi clamorosi, quindi mettendo qualche punto in più al Pescara che ci stanno, credo che in questo momento sarebbe più o meno ai bordi di una zona playoff, in un punto di galleggiamento che era sicuramente buono per quelli che sono gli obiettivi. Il problema è che la squadra ancora non riesce a esprimere una precisa identità. Credo che fosse stato fin troppo facile dall'inizio, almeno per gli addetti ai lavori un po' più addentrati, ecco, ai giocatori, alle dinamiche eccetera, capire che probabilmente non era proprio un organico disegnato, non era un vestito, un organico che consentiva a Zeman di costruirsi un vestito identico alle proprie attività. Però credo che sia comunque un buon organico, comunque un organico che dimostra in determinati momenti di poter dare. Eccolo, gli spezzoni di un tempo con il Bari, un tempo con il Palermo, un 20 minuti di qua, o un quarto d'ora all'inizio di uno spezzone, un primo tempo anche col Frosinone, eccetera, ci dicono che questa è una squadra che comunque ha potenzialità. Ha potenzialità non ancora sviluppate. Credo che di tutto il lotto della Serie B sia una di quelle squadre che ancora non fa capire qual è il target vero, e quindi questo lascia ben sperare per il futuro, ma dall'altra parte bisogna anche in questo momento esigere che ci sia un percorso un po' meno accidentato, perché questo è un girone, è un campionato che quest'anno si sta dimostrando particolarmente bizzarro, però nelle ultime settimane vediamo che chi doveva uscire sta cominciando ad uscire, e credo che per il Pescara nelle prossime 3-4 partite ci sia il momento di risalire, di assestare dei colpi importanti e di cominciare un percorso forse diverso, anche perché l'aspetto mentale è fondamentale. Grazie Giuseppe Tambone. Allora, ritroviamo dopo tantissimo tempo Mario Cantarelli, buonasera e bentornato. Buonasera a lei, grazie. Allora Mario, il Pescara di Bari, cosa hai visto, quali sono le luci e le ombre? Ma non penso che in una partita si possa dare un giudizio su quello che dovrebbe essere il complessivo lavoro di un allenatore, in particolar modo di un maestro di calcio come io ritengo sia Zeman, più che allenatore. Insegna un calcio in cui lui crede, un calcio che gli ha dato anche delle soddisfazioni, però per chi ha giocato al calcio lo sa come sono queste cose. Lui ha vinto due campionati a Licata, sono penso una quarantina d'anni che allena, ha vinto due campionati di Licata, uno di quarta serie, uno di serie C, ha vinto a Foggia quando ha trovato i signori Rambaudi e compagnia, e ha vinto a Pescara quando ha trovato i Verratti, gli Immobili e gli Insigne, che però no, hanno dovuto dare un gran merito a lui se sono stati capaci di esprimersi a quei livelli. Perché? Perché il calciatore sotto l'aspetto esteriore, il momento in cui lo si va a vedere al campo, le doti tecniche si vedono con affari. Il problema è un altro, il problema è che debbono crescere quelle assieme alle capacità mentali. Parlo sempre di intelligenza calcistica e non di intelligenza normale per quello che riguarda la cultura. Se tu non riesci ad apprendere che cosa devi dare ai tuoi compagni perché loro approfittino delle tue qualità, no? Si ferma tutto l'ingranaggio. Infatti le stesse cose che faceva qua Insigne le sta facendo a Napoli. Che Verratti fosse un centrale davanti alla difesa organizzatore di gioco, Verratti l'ho segnalato io alla Juventus, però Verratti era ancora nei giovanissimi, non era
fra me. E io l'ho visto nella partita, perché fra l'altro me l'aveva insegnato un ragazzo che fa l'ottico e aveva il figlio che giocava nella... Lui giocava invece al football americano. Nel momento in cui questo ragazzo, che lui mi ha detto, vienla a vedere, perché effettivamente è il più piccolo di tutti, è una cosa impressionante, Mario. Ma dai, gli ho detto, sei sempre in mezzo ai ragazzini, è normale che salti fuori quello che tecnicamente è un po' di più. E lo sono andato a vedere la partita con gli allievi, qui con l'Inter, vinsero 2-1 e poi persero ad Appiano Gentile, persero e non si qualificarono per la finale. E io scrissi testuali parole: è un piccolo Pirlo, ha un problema, che indubbiamente era l'altezza. Mi sono informato immediatamente dai propri genitori e purtroppo anche i genitori avevano lo stesso problema del figlio. Però sotto l'aspetto dell'intelligenza calcistica è una persona avanti di almeno frazioni di secondo su tutti gli altri. Il che voleva dire che guardare una partita e riuscire a capire Verratti non è che ci volesse Einstein. Anche se qua avevano cercato di trasformarlo in trequartista per quello che lui, per le doti tecniche che aveva. Il problema era uno solo: metterlo nel posto giusto e far capire ai suoi compagni cos'è che poteva dare a lui, a loro, e loro a lui. E questo è successo per Immobile, è successo per Insigne, è successo perché anche gli altri hanno fatto un grossissimo campionato ed erano giocatori, no, che erano già a Pescara. Però indubbiamente l'insieme di quelle qualità, che erano al di sopra della media, sono le stesse qualità che lui aveva trovato a Foggia, le ha trovate a Pescara. Adesso bisogna vedere se il tempo darà ragione ancora una volta a chi ha scelto questi ragazzi per cercare di migliorare, se invece non sarà una squadra normale. Ma non è che si possa sempre pretendere di arrivare davanti agli altri solo perché abbiamo un allenatore che sa insegnare calcio. E con noi ancora una volta Giampiero Fattore. Buonasera Giampiero. Grazie Pierluigi dell'invito. Allora Giampiero, tu sei soddisfatto o no di questo inizio di campionato, di questa prima parte della stagione? Non sono soddisfatto e delle volte mi chiedo, uno come me che è andato a seguire il Pescara a Cagliari, a Genova, a Udine, sono stato persino a Portogruaro l'anno di Cucureddu, che vincevamo 2-0, abbiamo fatto 2-2. Delle volte mi chiedo qual è la molla che mi spinge ad andare allo stadio ancora, perché quest'anno ho visto solo 2-3 partite. Cioè io mi spiego, dopo due retrocessioni come quelle che abbiamo avuto in Gloriose, no? Una dopo quel bellissimo campionato che adesso hai fatto vedere, sono anch'io nostalgico come Luigi. Non condivido quello che diceva Walter, sono masciano in questo caso. E non riesco a capire, cioè due retrocessioni che abbiamo in maniera ingloriosa tutte e due le volte, anche il campionato di oggi è stato molto bello in Serie B, siamo tornati in Serie B e io non riesco a capire. Adesso faccio anche una disamina un pochettino più, sempre da sportivo, cioè io vedo che le altre squadre, no, che sono retrocesse come noi, no, questo famoso paracadute lo stanno usando, no? Se vedi il Palermo non ha smantellato la squadra, anzi addirittura ha fatto un contratto adesso a Ernesto Rossi, mi sembra fino al 2021, non ha smantellato la squadra e sta ai primi classifici. Andiamo a vedere l'Empoli, è tornato in Serie B, ha preso Caputo, Donnarumma, Romagnoli, insomma ha fatto una squadra sfruttando quel paracadute. Io voglio capire, il Pescara questo paracadute non si è aperto probabilmente, perché l'unico acquisto che mi risulta degno di nota è quello di Ganz. Vorrei essere un po' malevolo adesso, non vorrei che... Mi sembra che Ganz faccia parte della scuderia di Moggi. Forse non gioca perché puntini puntini, perché è l'unico acquisto che ha fatto, gli altri sono tutti prestiti, se andiamo a vedere, no? Tutti i ragazzi che c'ha, correggetemi se sbaglio, sì. L'unico acquisto che ha fatto il Pescara. Quindi voglio dire, quando possiamo tornare noi finalmente ad avere una squadra che possa veramente ambire? Quando tu c'hai una società che vai a vedere in questo momento tutte, anche le squadre dalla primavera in giù, stanno andando malissimo. Addirittura mi risulta che il Pescara abbia venduto due ragazzini all'Inter, uno di 14 anni, un certo Peschetola, sì, e un altro che si chiama Pompetti, 17 anni, li ha venduti all'Inter. Cioè allora quando costruiremo qualcosa? Se andiamo a vedere il Frosinone, che è retrocesso come il Pescara, e poi non parlo più, ha mantenuto questa intelaiatura di squadra, perché i vari
Dionisi, Ciofani, due fratelli Ciofani, San Marco, Frara, Sodimo, sono da una vita a Frosinone. Cioè io non ho capito, cittadine di provincia, Frosinone per caso, sono cittadini di provincia, cioè per quale motivo Frosinone, che noi che stiamo parlando di una squadra che ha fatto la serie, però ha lottato fino all'ultimo, è tornato in B e ha mantenuto, noi abbiamo cambiato tutti, cioè vi risulta qualcuno della squadra dell'anno scorso, della serie, a parte Brugman e Benalì, insomma gli altri, Zampano, sono quasi tutti nuovi, però io dico, però l'intelaiatura della squadra, di quelle persone che ti fanno fare quel salto di qualità in più, non li hanno venduti, non hanno smantellato la squadra. Il Palermo la squadra non l'ha smantellata. L'unico acquisto che aveva chiesto Zema, mi pare, Embalo, del Palermo, è un giocatore che tra l'altro nel Palermo neanche gioca, e non gliel'hanno neanche comprato. Cioè, mi sembra che Zeman avesse richiesto Embalo, sì, giusto Walter? Sì, sì. Sì, lui è un altro paio in realtà. Vabbè, è uno di quelli che mi viene in mente, Embalo. Cioè, ecco, quindi questa è una. Non posso essere soddisfatto come tifoso, come sportivo, di come sta andando il Pescara. Tra alti e bassi abbiamo praticamente un centrocampo inesistente, abbiamo in questo momento, e poi può darsi pure che la cura di Zeman si possa vedere più in là, abbiamo quattro centrali che fanno 150 anni in quattro, Campagnaro, Stendardo, che fine ha fatto? Ne parleremo tra pochissimo, per il momento sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare, ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che fa. Seguici. minuti, sempre in diretta dagli studi di Rete 8. Dunque abbiamo iniziato il nostro salotto parlando del Pescara, ovviamente, e ora ne parliamo con il presidente Daniele Sebastiani. Buonasera Daniele. Buonasera a voi. Allora Daniele, non so se hai ascoltato, diciamo che gli ospiti sono un po' divisi, chi è più ottimista, chi meno, chi giudica un... Non ho ascoltato perché sono di ritorno da Roma e sono in macchina, quindi... Ecco, comunque, qualcuno è più ottimista, qualcuno meno. Ecco, tu sei soddisfatto del campionato del Pescara fino a questo momento? Ma io soddisfatto dal punto di vista dei punti? No, sicuramente no. Dal punto di vista di quello che, no, che il nostro obiettivo, la nostra, diciamo, il nostro programma è un programma che sta andando avanti, è sicuramente fatto di alti e di bassi, probabilmente in questo momento siamo nella fase di bassi, però guardo sempre, io sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, guardo il fatto che sono tanti giovani che sono in campo, che stanno crescendo, tanti giovani che magari il prossimo anno, dopo un anno di esperienza, potranno fare qualcosina in più, e comunque cresceranno nel corso di questi mesi, e comunque rientreranno anche tanti giocatori che purtroppo abbiamo avuto fuori, ci sono dei giocatori che questa squadra ha detto fino ad oggi che sono giocatori imprescindibili, anche se giovane, mi riferisco personalmente, questo è il mio giudizio, ma mi riferisco a Capone, che secondo me in questo momento è un giocatore imprescindibile per questa squadra, per il gioco del mister, e quando non c'è si vede. La realtà questa è. Poi dopo questa è una squadra che ha fatto magari... non ha fatto della continuità la sua arma migliore, ha avuto dei momenti dove si è visto un bel calcio,
delle belle idee degli altri momenti della stessa partita dove magari si è visto il contrario, e quindi bisogna acquisire sicuramente più continuità, quello di cui parliamo sempre con il mister, chiaramente bisogna lavorare e spingere su questo aspetto qua, perché le partite durano 90 minuti e quindi non si può pensare di giocare un tempo 40 minuti o 20 minuti, perché non bastano per poter portare a casa il massimo della posta, quindi sicuramente sappiamo che bisogna lavorare ancora di più, il mister lo sta facendo e quindi siamo abbastanza ottimisti da questo punto di vista. Poi dobbiamo dire che abbiamo forse fatto le peggiori partite contro le squadre alla nostra portata e magari abbiamo fatto le migliori partite contro le squadre che sulla carta sono anche più attrezzate di noi. Quindi questo ci deve far ben sperare, perché il primo tempo di Bari penso che il Pescara, se non, non avesse avuto quel rimpallo di 2-3 palloni sui piedi, Sissè forse non avrebbe fatto nemmeno un tiro il Bari, e quindi il Pescara penso che sia entrato in campo con col piglio giusto, abbia fatto una partita perlomeno nel primo tempo assolutamente alla pari col Bari, una squadra che a mio avviso, e l'ho detto in tempi non sospetti, è tra le più attrezzate di questo campionato, basta vedere la lista dei giocatori, però il Pescara non ha demeritato. Nel secondo tempo purtroppo siamo rientrati forse pensando che potevamo portare a casa un risultato positivo senza problemi, dimenticandoci che magari eravamo a giocare a Bari in casa loro con una curva di 12.000 persone che spingevano la squadra, e tu non ti puoi permettere il lusso di tirarti indietro, perché con giocatori di quel livello prima o poi il gol lo prendi. Poi di fatto, se andiamo ad analizzare, abbiamo preso un contropiede su quella palla persa da Pettinari, dove è stato bravissimo Fiorillo, abbiamo preso una palla diciamo una palla gol del Bari su uno svarione nostro difensivo, dove non so se vado errato Zambano si era dimenticato dell'attaccante, poi abbiamo preso la punizione dove magari senza la deviazione di Pettinari sarebbe andata sulle mani di Fiorillo. Problema. Sicuramente il Bari nel secondo tempo ha meritato molto di più del Pescara, però se andiamo ad analizzare la partita, poi a rivedere la partita nel suo dettaglio, queste sono le occasioni che il Bari ha avuto, è stato bravo a sfruttarne una e ha portato a casa l'intera posta, però adesso nel buttare a mare tutto io non sono sicuramente non sono d'accordo, nel senso che questa è una squadra che ha fatto vedere delle belle cose, sicuramente non si può paragonare, perché noi purtroppo a Pescara adesso abbiamo il fatto di voler paragonare per forza questa squadra alla squadra che ha vinto il campionato 6 anni fa, sono due squadre diverse e questa è la dimostrazione, se ce n'era bisogno, che i giocatori sono molto importanti, le caratteristiche dei giocatori sono molto importanti, alle volte magari si trovano quelle giuste situazioni che dove ti va tutto bene, dove tutti quanti magari stanno lì sul pezzo, non ti fa male nessuno, tutti quanti sono disponibili e ottieni dei risultati prima, altre volte magari sei costretto ad aspettare perché magari hai delle defezioni durante il campionato, in questa prima parte ne abbiamo avute diverse, però io sono da questo punto di vista un ottimista. Daniele, è una squadra sicuramente diversa da quella del 2011-2012, ma è forse anche diverso Zeman? No, Zeman è sempre lui, non è diverso nel modo più assoluto, anzi è anche molto più determinato, perché nel 2011-2012 era una scommessa per tutti, oggi lui è ritornato consapevole che veniva in una piazza dove aveva fatto benissimo e dove è difficile poi ripetere certe cose, quindi sa che deve lavorare ancora di più per ottenere i risultati, quindi da questo punto di vista non è, anzi è un martello pneumatico peggio di prima, d'altronde i ragazzi penso che
possono solo certificare quello che sto dicendo, perché lavorano come dei pazzi tutti, nessuno si tira indietro, e vuol dire che c'è grande attenzione a quello che dice il mister e soprattutto c'è la volontà dei ragazzi di seguire i dettami del mister, perché sono convinti che questi dettami li porteranno ad avere risultati nel prossimo futuro. Walter Nerone. Buonasera Presidente, sono Walter. Ciao Walter. Ciao. Una domandina banale, per quanto diciamo direi quasi obbligatorio. A questo punto della stagione, d'accordo con te Capone, il più zemaniano degli attaccanti, anche se diciamo forse neanche lui per Zeman è l'ideale, ma in quanto diciamo così nella visione generale del campionato, l'idea che vi state facendo è di arrivare a gennaio per qualche ritocchino o semplicemente per scremare? Mi spiego meglio. Prima hai detto chiaramente che per la società questo è un campionato di transizione, quindi dobbiamo aspettarci che a gennaio qualcuno che non sta giocando si va a giocare le sue chance altrove, o noi, c'è l'idea di puntellare qualcosa? Noi ci dobbiamo aspettare sicuramente che quei giocatori che stanno trovando poco spazio, magari qualcuno ti chiederà anche di andare a giocare, e questa è una valutazione che faremo noi, perché quando si parla di giocatori che sono di tua proprietà la valutazione la puoi fare in tranquillità. Quando si parla di giocatori che sono in prestito, certo non puoi obbligare le squadre a lasciarti i giocatori se poi tu non li fai giocare o trovano poco spazio. Però questo per fortuna può riguardare massimo un giocatore, non di più. Per i giocatori di nostra proprietà sicuramente sarà importante il loro pensiero, ma sarà molto più importante il nostro, visto che sono di proprietà del Pescara e li abbiamo pagati. Noi a gennaio, come abbiamo sempre fatto, oggi leggevo, non so se oggi o ieri, un articolo di Giorgio sul Teramo che parlava del mercato di gennaio. È evidente che il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, come tale non è che ci sono i fenomeni, non è che via se hanno fatto i fenomeni. Devi essere bravo a cercare di capire se c'è la possibilità anche di fare qualche scambio con chi serve a te e con magari qualcuno dei tuoi che può servire a un'altra squadra. Perché portare stranieri è difficile, perché comunque non conoscono il campionato e quindi sono errori che abbiamo già fatto in passato e speriamo di non ripetere. Portare i giocatori che conoscono il campionato italiano, che hanno trovato magari meno spazio in altre squadre e che possono fare al nostro caso, assolutamente sì, noi non ci siamo mai tirati indietro, non lo faremo nemmeno quest'anno. Però è chiaro che con operazioni mirate, soprattutto noi abbiamo anche avremo sicuramente anche qualche problema per qualcuno che ci chiederà di andare via, questo è fuori discussione. Luigi Massi. Ciao Presidente, a proposito di qualcuno che chiederà di andare via, io faccio un po' da cassa di risonanza di quello che i tifosi pensano, dicono e si chiedono, e parlo di Ganz. Ganz è un patrimonio della società e avete investito anche una cifra importante, è stato inseguito la scorsa stagione e Zeman era già arrivato a Pescara, quindi immagino che nel momento in cui si programmasse la stagione corrente Ganz sia stato acquistato perché Zeman condividesse questo acquisto. Siamo arrivati a un terzo del campionato e Ganz davvero è un qualcosa di assolutamente sconosciuto, è un oggetto misterioso dal punto di vista calcistico di questa squadra. Cosa c'è che non è andato? Perché al di là di quello che dice Zeman, ma io non posso togliere il capocannoniere della B, non lo è più capocannoniere Pettinari, ma questo non perché Pettinari debba essere necessariamente sostituito da Ganz, però insomma tutti si chiedono, ma possibile che questo Ganz in campo non lo vediamo e questo patrimonio del Pescara sia vanificato non soltanto come patrimonio ma anche come potenzialità, perché comunque Ganz ha dimostrato di saperci fare e di essere un bomber di razza. Allora la domanda è: vedremo Ganz, lo utilizzerà Zeman e questo mi dirai ma il mister decide, oppure a proposito di mercato
Ganz è uno di quelli che a gennaio è indiziato per una partenza sicura, magari non cessione, a meno che ci sia la possibilità, ma comunque necessariamente deve andare a giocare da qualche altra parte. Ma Ganz è uno di quei giocatori che sono di proprietà del Pescara e quindi su questo giocatore senza nessuna forzatura, ma penso che se dovesse continuare a non giocare decideremo insieme. È evidente che per noi è stato un investimento, anzi che crediamo nel ragazzo, come giustamente dicevi tu, condividendo questa scelta con il mister, perché in questi anni è anche vero che molti alla fine, quando le cose vanno bene, hanno scelto i giocatori, quando vanno male li ha preso il direttore o la società. Noi abbiamo sempre condiviso con gli allenatori di turno i giocatori, poi ci sono giocatori che magari pronti via fanno bene, altri che 2 anni fa abbiamo preso il capocannoniere della Serie B, 3 anni fa che era Cocco, è venuto a Pescara, è scoppiato la padula e non ha mai giocato. Purtroppo 6 anni fa era la stessa cosa, Immobile, doveva fare la riserva a Maniero, poi Immobile è diventato Immobile, Maniero sta giocando ancora in Serie B, quindi purtroppo queste cose nel calcio succedono. Non è secondo me tanto, che io sono convinto che Ganz proverà il suo spazio a Pescara e farà vedere il fulgore. Il giocatore, ripeto, preso e condiviso con il mister, la grande stima di Ganz, poi mi chiedere la grande stima, però ancora non gioca. È evidente che Stefano fino ad oggi ha fatto molto bene, quindi purtroppo noi non giochiamo in un altro modo, noi facciamo il 4-3-3 e la punta centrale uno ne è, non è che ce ne posso giocare due. Quindi quando il momento in cui si prende Zeman si sposa questo tipo di progetto tecnico e io sono convinto, ripeto, che arriverà il momento di Simone e lui, siccome è un grande professionista, si sta allenando molto bene, si prenderà lo spazio suo e magari fra un po' parleremo di altri. Ecco Daniele, qualche altra domanda? Chi voleva farla? Giampiero Fattore? Presidente, sono Giampiero Fattore. Sì. No, niente, io volevo mi faccio interprete un po' delle domande che fanno molti tifosi, molti sportivi, sul progetto praticamente del centro sportivo che si doveva costruire. Non se ne è più sentito parlare, vorrei sapere a che punto... Lo faccio dire da Vasile. Lo faccia dire? Da Vasile. Lo faccia raccontare da Vasile il progetto del centro sportivo. Per lui qualche cosa in più. Sì. Vabbè, di questo ne parleremo in un'altra occasione. Hai qualche altra domanda? No, vabbè, questa era poi. Ecco, allora, scusami. Ecco, vorrei che rispondessi. No, rispondo io perché. Non era mica una domanda polemica, eh? No, assolutamente. No, ma Pierluigi sa perché ho detto questo, quindi non era una risposta polemica. Sul centro sportivo stiamo lavorando su una cosa che si chiuderà a brevissimo, quindi nei prossimi giorni, magari le prossime 2 settimane. Saprete anche del centro sportivo. Io penso che questa società, come mai nessuna a Pescara, sta lavorando e ha lavorato sulle infrastrutture. Il 30 di novembre, questo è un modo anche per invitare la città, chi volesse intervenire, ci sarà la presentazione ufficiale dello stadio al porto turistico, la presenza del presidente del CONI Malagò, con molta probabilità ci sarà un rappresentante della Juventus che spiegherà i motivi dei progetti dello stadio nuovo, ci saranno i personaggi dello sport e si farà la presentazione ufficiale di quello che sarà il progetto del nuovo stadio del Pescara. Stiamo facendo tante altre cose mirate e riferite alle infrastrutture, perché oggi è di attualità il fatto dell'Italia che è fuori dai mondiali, però nessuno si chiede per quale motivo poi le società non hanno gli spazi per allenarsi, non hanno magari la casa che i giovani devono crescere e poi ci si aspetta che magari arrivano tutti i fenomeni che vincono i mondiali o che vanno ai mondiali e poi alla fine su un allenatore, piuttosto che su un presidente, piuttosto che su un singolo. Non è così, i progetti si fanno per questo, purtroppo in questo mondo la parola progetto è molto abusata. Però noi nel piccolo stiamo lavorando per portarle avanti, quindi
io mi auguro che tra pochissimo di dare un'altra gioia ai tifosi del Pescara, che magari la gioia non è solo ed esclusivamente vincere o perdere una partita. Le gioie sono altre, secondo me, per chi vuole impostare un lavoro nel tempo. Bene, grazie Daniele, grazie di aver partecipato anche se telefonicamente alla trasmissione e ci sentiremo appunto nelle prossime settimane. Bene, grazie a voi. Salutiamo il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, pubblicità e fra poco torneremo in diretta. 22:14 minuti, di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato dunque il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che mi sembra, non si capisce se è soddisfatto o meno di questa squadra, anche se in un'altra intervista ha parlato di una squadra che fallisce se non c'entra i play-off. Bah, oddio, io credo che entusiasta sicuramente non possa essere del rendimento della squadra, per quanto diciamo le ambizioni iniziali sicuramente non erano, anche per una serie di valutazioni diciamo inerenti agli aspetti economici eccetera, per quanto le ambizioni iniziali della società erano più di un campionato di transizione che non quello di un campionato di vertice. Comunque sgombriamo il campo dagli equivoci per la frase sul centro sportivo. La realtà è che, come tutti sanno, morto per motivi amministrativo-burocratici, ovvero anche economici, il discorso Silvi, secondo quello che diciamo lo stato dell'arte è che Pescara torna verso Poggio degli Ulivi, ma è un ragionamento che è legato allo scioglimento di una serie di nodi di natura, diciamo così, legale, amministrativa, tecnici, chiamiamolo come ci pare, però finché non si sciolgono tutti quei nodi contrattuali, il buon Sebastiano ha imparato che non conviene annunciare il centro sportivo, perché sarebbe il terzo annuncio e qualcuno potrebbe dire che, diciamo, i galli cantano ma non si fa mai alba. Sto giro probabilmente si farà alba fra un mesetto o due, io dico tre, forse anche sperando prima, forse di... anche prima, ma forse sarà un paio di settimane, però fa bene il presidente adesso a non dire Cauto. Lo stiamo risolvendo, perché io sulla storia di Silvia, alla quale non avevo mai creduto per una serie di ragioni che prescindono dalla volontà del Pescara Calcio di farlo quel centro sportivo. Però sulla storia di Silvi, per esempio, se mi avessero detto che facciamo, dico statevi zitti, aspettate, il giorno dopo che sono andate le ruspe lì, dite che avete intenzione di fare il centro sportivo, perché sennò la gente poi pensa che uno le butta lì senza... Sto giro invece, secondo me ci sono buone condizioni, buone possibilità che si chiuda in fretta, fa bene però a non dire... Come direbbe Trapattoni, no? Non dire gatto finché non c'è nel sacco. Quando si parlava di Silvi non c'era addirittura neanche il sacco, non era il caso. Né gatto né sacco. Allora, torniamo al calcio. Torniamo al calcio, ci sono tantissimi messaggi al 388-1244-688, ecco il primo, lunedì sera Sebastiani, ecco quello che dicevo prima, nell'intervista ad un'altra TV ha parlato di fallimento se alla fine non si centrano i play-off, ecco su questo l'abbiamo già detto, poi abbiamo ascoltato il presidente poco fa. Buona serata a voi, il vecchio detto abruzzese, attacca l'asine a 12 lupadron. I giocatori biancazzurri non lo sanno, se l'allenatore dice state alti e passate la palla in verticale negli spazi, non sui piedi, lo devi fare. Puoi anche sbagliare, ma se vuoi fare quel mestiere lo devi fare. Remo Piersante. Giusto. Siete d'accordo? Sì. Vabbè, andiamo avanti. Un saluto a tutti gli ospiti da Antonella. Purtroppo arrivati a questo punto del campionato non credo ci siano più giustificazioni. Zeman non è riuscito nell'intento di costruire una squadra a sua immagine. In definitiva giochiamo un solo tempo a partita, né più né meno come l'anno scorso, ma con la differenza che gli avversari erano squadre di Serie A e comunque ancora sto aspettando di vedere giocare una partita da Gans. Magari ci riuscirò appena tornerà Mister Oddo. Un messaggio molto, molto chiaro da parte di Antonella, che non ha nascosto diciamo, la possibilità che torni Oddo. Ancora altri messaggi. La sigla di questa sera mi ha fatto
commuovere, ma tanto quanto mi hanno fatto male gli insulti al Boemo sabato scorso. Pescara 433ZZ torna presto. Vedremo come andrà a finire. Buonasera a tutti. Vedere queste immagini fa male, quello che sì che era un 433ZZ, e speriamo che questo campionato così a giugno si possa tornare ad esultare. Forza Mister Zema, non mollare, ce la farai. Forza Pescara da Max Cerratina. Come si vede c'è qualcuno che è potente per un addirittura un cambio allenatore e qualcun altro invece che rafforza Zeman. Grazie delle belle immagini introduttive della puntata odierna, non solo la nostalgia di un orgoglio pescarese, ma soprattutto una squadra e una compagine societaria che hanno avuto origine grazie alla passione di alcuni, i quali hanno dovuto cedere il passo all'interesse di pochi. Massimo De Liberis. Andiamo avanti, non sono d'accordo con te, Walter, sulla nostalgia, mi sembra, no? No, vabbè, i tifosi hanno diritto a essere... Buonasera signori, senza togliere spazio eccessivo ai problemi del nostro Pescara, mi piacerebbe avere un vostro parere circa la causa che ha scaturito l'eliminazione dell'Italia dai mondiali. Ho inviato la mia analisi a Rai Radio 1, ma non ho avuto il piacere di una risposta. Grazie e buonasera. Allora, a questo punto, noi non siamo Rai Radio 1, però chi è che vuole rispondere sull'Italia velocemente? Giuseppe Tambone, che è un Giuseppe Tambone, dirigente ma velocemente, sportivo. In pochi perché secondi. Perché non era un selezionatore, come si dice. Allora, se la vogliamo guardare sul superficiale, perché nelle due partite non siamo stati forse furbi, anche un tantino fortunati a fare il golletto che ci sarebbe servito contro un avversario sicuramente modesto e non... forse neppure all'altezza di disputarsi uno spareggio per andare ai mondiali, però poi se invece andiamo a scavare vediamo che questa difficoltà, al di là di tutte le correnti di pensiero che vogliamo avere sul se poteva giocare Tizio, Caio, Sempronio, il modulo, le persone eccetera, credo che ha messo a nudo delle difficoltà che ha obiettivamente il nostro calcio, che non ce le ha dall'altra sera, ma da diversi anni, e che forse in questo momento, nella gravità della situazione, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico di sistema e quant'altro dei punti sul PIL che vengono a mancare, ci costringe a fare quello che abbiamo fatto finta, abbiamo cercato di non fare per tanti mesi, se non anni, cioè quello di fermarsi un attimo e capire come si può ripartire in maniera moderna, perché finora abbiamo cercato di copiare le cose buone, prima erano gli altri che copiavano noi, abbiamo la migliore scuola allenatori al mondo, ma forse abbiamo almeno in Europa la minore capacità di trasformare in prodotto il patrimonio culturale di questi allenatori. Quindi c'è qualcosa che nella filiera, no? nel passaggio non funziona, e credo che questo sia la cosa su cui interrogarsi, cioè di ridare un'organizzazione coerente a tutto il nostro calcio, perché probabilmente guardiamo troppo al peso dei ricavi, della Melandri, i diritti televisivi eccetera, ma non ci stiamo preoccupando, non ci stiamo accorgendo che il nostro prodotto probabilmente non vale neppure quei soldi che cerchiamo di avere. Mario Candarelli voleva intervenire. Volevo entrare un po' più nel particolare, perché penso che ci siano due situazioni da chiarire molto rapidamente. Fare il selezionatore, no? Non vuol dire fare l'allenatore, perché l'allenatore ha contatto tutti i giorni con le persone e può eventualmente ha il tempo per cercare di farsi capire, no? Per quello che deve fare. Il selezionatore invece ha un suo modo di pensare, un suo modulo di gioco, e deve scegliere invece quelli che secondo lui sono in grado di portare avanti il suo discorso calcistico, così come approssimazione. Lui ad un certo momento è arrivato al punto, no, di dire: Verratti deve imparare a giocare in altri ruoli e non come gioca nel Paris Saint-Germain. Ma cosa lo chiami a fare? Cioè io dico, ed è la prima, La seconda situazione invece è quella dello spogliatoio. Lo spogliatoio è la cosa più importante oggi, almeno. Perché? Perché si creano delle disparità dentro.
un selezionatore che accetta che i giocatori parlino dentro di che cosa, non lo so e non lo voglio neanche sapere, no? Senza che ci sia il selezionatore che li ha selezionati. Ma che cosa c'è di nascosto, da nascondere dentro, che non poteva sapere Ventura o sentire Ventura? Voleva dire che c'erano delle disparità dentro nei confronti del selezionatore, no? E che loro avrebbero cercato di aggiustarla in quel momento, perché la cosa più importante era quella di vincere. Chiaro? Sì. Ma questo per che motivo l'allenatore? Vuol dire che il selezionatore non aveva in mano la squadra, nonostante fosse lui che li aveva selezionati. Ma è una cosa normalissima. Però non doveva capitare a lui, visto che era lui che aveva selezionato, cioè, chi doveva rappresentare dentro i campi. Mentre nelle squadre durante il campionato è chiaro che l'allenatore le conosce, le ha portate avanti, certo, dall'inizio. Però quindi nel momento in cui tu giochi contro una squadra che dove il più piccolo è 1,90, no? Non puoi andare a dire io vado a fare a sportellate. Gli devi scappare. Perché? Perché da quando si gioca il calcio non si sa che la difficoltà di una persona grande è quando trova quello piccolino, perché è rapido, che è svelto, che sa saltare l'uomo. La cosa più importante di Insigne che abbiamo visto qua, qual era? Era quella di dare la superiorità numerica, perché saltava l'uomo suo e naturalmente doveva capire, ma lui lo capiva, doveva capire che c'era un suo compagno che si era liberato. Perché? Perché altrimenti sarebbe andato in porta da solo. Nel momento in cui si stacca l'altro difensore è normale che il suo compagno è libero. Cioè, ci sono delle cose che sono basilari nel calcio, non è che le devo insegnare io, per l'amor di Dio. Mario, ma lì il problema forse, io e te abbiamo qualche anno in più, diciamo, di Insigne, eccetera. Il problema è che gli allenatori delle nazionali spesso devono fare delle scelte, Ventura queste scelte non le ha fatte. Tanto per ricordare episodi storici, Valcareggi decideva Mazzola dentro e Rivera in panchina, faceva una scelta, certo, perché l'idea era quella di mettere ognuno nel ruolo dove meglio si esprime, a costo di sacrifici importanti. Baggio è stato spesso fuori, Mancini ha una storia in nazionale irrisoria per le qualità che aveva, ma i tecnici dell'epoca, Vicini piuttosto che non lo chiamavano. Dicevano lì c'ho quell'altro, lo preferisco. Certo. Causio divenne la riserva di Conti perché Bearzot diceva ok, questo mi va meglio e gioca lui. L'allenatore della nazionale deve partire da questi punti fermi. Però Walter, se ti puoi disegnare la squadra come fa Zeman, no, d'estate te le vai a pigliare uno per uno, li coltivi per 3 mesi. Secondo me Ventura, se andavamo ai mondiali, forse ai mondiali faceva meglio di quello che pensavamo noi, perché un mese li teneva lì e magari, io ho qualche dubbio, perché chi gioca con 5 terzini contro la Macedonia, difficile che vada a far sfracere al mondiale. Però magari standoci là un mese qualcosa tirava fuori. Però Walter, dobbiamo anche inserire un altro elemento. L'arrivo di Ventura è coinciso anche con un nuovo modo di pensare, tutti i giovani, gli stage, chiamati anche giocatori che giocavano in Serie B, quindi diciamo un discorso, un lavoro fatto un po' più a ampio raggio. E poi dalla partita con la Spagna, dove per mettere Insigne mediano, sì, però, no, ma non riesco a capire motivo. Allora io faccio un discorso brevemente, così terminiamo il discorso sull'Italia. Insigne è un grosso giocatore, però non mi sento di dargli la responsabilità di essere quello, perché poi gli assenti in Italia hanno sempre ragione, che se fosse entrato avrebbe risolto tutti i nostri problemi, mi sembra, per quanto bravo, per quanto stiamo parlando di un ragazzo di grandi prospettive anche ad altissimo livello, in grado di potersi mettere sulle spalle una squadra che aveva tantissimi problemi, non solo tattici, ma anche tecnici. Noi nella partita con la Svezia, al di là dei cross per i giganti, non siamo riusciti a calciare una punizione dal limite, perché non c'è in Italia più il giocatore, la cultura di andare nell'uno contro uno, saltare l'uomo, e magari se sei più bravo quello ti fa fallo. Magari metti un bel rischio, qualche punizione. Voglio dire, è un complesso di problemi che secondo me va analizzato spersonalizzando
e guardando a 360 gradi quella che è la qualità di quello che esprime il nostro calcio, gli italiani nei ruoli chiave, purtroppo ci sono giocatori che il Ventura non può selezionare. Lui, allora Giampiero, e poi andiamo con la una sola battuta. Per dire solo questo, non voglio assolutamente difendere la magra figura che abbiamo fatto come Italia, per l'amor di Dio, l'1-1 con la Macedonia, però ricordiamoci che questa volta non andiamo ai mondiali, ma quando siamo andati nel 2010 in Sudafrica con Lippi siamo stati eliminati dalla Nuova Zelanda, abbiamo fatto 1-1 con la Nuova Zelanda, e ancora peggio nel 2014 con Prandelli siamo stati sconfitti da Costa Rica 1-0. Non scordiamocelo, questa la volta andiamo di... Io la sola battuta quello che dicevi, i problemi. Ha detto Peppe Tambone, ripartiamo in modo moderno, insomma, pensare di ripartire in modo moderno da dirigenti apicali, il cui odore di naftalina passa attraverso la televisione, arriva direttamente nelle poltrone degli italiani, francamente la modernità adesso non è con chi ha la responsabilità della federazione con la è proprio... politica, ma se c'è una categoria dirigenziale in Italia più mummificata di quella degli amministratori della politica vera è quella dello sport, del calcio in particolare. Allora, il signor Tavecchio, rispetto al quale io non ho mai avuto il piacere di parlare, degnissima persona, questo divenne sindaco quasi per sbaglio, è rimasto 4 legislature, è diventato vice presidente e poi presidente della Lega Nazionale Dilettante per le disgrazie di Giulivi o di chi che c'era prima di lui, è arrivato alla Federcalcio perché Abete e Prandelli dopo il Brasile dissero: scusate, già abbiamo capito niente, leviamo il disturbo, magari anche un po' troppo frettolosamente, però tolsero il disturbo. Esatto. Questo signore qua ha fatto un percorso dove davanti qualcuno senza gli ostacoli, puliva sempre la strada, e ho capito di concreto lui cosa abbia fatto mai per, diciamo, per il calcio di così rilevante. E adesso giustamente non se ne va perché se dice vorrei andare magari aprono la porta, no? Ecco, allora voglio dire, la fotografia del calcio nostro è anche questa. E poi ci se la prende sempre con la politica. Che non è il peggio in questo paese. Un gruppo dirigenziale necessariamente. Che alla dietro come realizzazioni a zero. Allora tanto vale fare come fanno anche in Germania, in Inghilterra, un po' meno in Spagna. Prendi un ex dirigente che è diventato manager e lo fai e lo usi, no? I Platini, gli Enes, come si chiama l'altro lì, Beckenbauer, eccetera. Allora, quello è già un discorso diverso. Quello è allora, già un discorso il diverso. Discorso nazionale però è lunghissimo. Abbiamo la pubblicità e poi torniamo sul Pescara. Vieni alla regia. 22:36 minuti, ancora in diretta dagli studi di Rete 8, e dunque abbiamo parlato anche della nazionale, torniamo al calcio di Serie B e torniamo al Pescara che affronterà sabato la Pro Vercelli, partita molto difficile perché la Pro Vercelli nelle ultime due giornate ha raccolto il massimo dei punti. Allora, qual è l'atmosfera in casa della Pro Vercelli? Lo chiediamo al collega Paolo D'Abramo in collegamento da Vercelli. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Vercelli vive con una certa apprensione e curiosità l'attesa per la partita di sabato allo Stadio Adriatico, tra l'altro l'apprensione perché le notizie di oggi davano un violento acquazzone, tanta acqua sul terreno di gioco, ci sono arrivate immagini con le panchine allagate e allora qualcuno ha messo addirittura in dubbio l'eventualità di un rinvio, non so bene come sia la situazione. La situazione è migliorata, diciamo che per il momento non ci sono di questi problemi. Benissimo, quindi siamo sereni sul fatto che la partita si disputerà, una partita che vede il Pescara sicuramente favorito, e non lo dicono solo gli allibratori, lo dicono anche i tifosi della Pro, anche se è chiaro che insomma, nel cuore del Leone Bianco c'è sempre la speranza di riuscire a portare via un risultato positivo contro una delle grandi del campionato, nonostante mi pare che a Pescara ci siano delle perplessità sul ruolo che potrà rivestire la squadra di Zeman in questa Serie B, che è assolutamente equilibrata, è vero, come dicevi tu, la prova arriva da due prestazioni che hanno dato tanta energia positiva, la vittoria nel derby a Novara e poi bissata dal successo contro l'Empoli, che è comunque una delle migliori squadre viste. Per esempio al Robiano Piola, a Vercelli insieme al Bari, entrambe ci avevano fatto una gran bella impressione.
vittorie che sono seguite alla disavventura, alla sconfitta, diciamo, contro il Foggia, peraltro maturata in condizioni particolari, fino alla mezz'ora circa la Prof conduceva per 1-0, poi il rigore, espulsione di Konaté e la partita, insomma, in 11 contro 10 ha preso quel giro per i bianchi guidati da Grassadonia, che peraltro arrivavano comunque anche prima di Foggia da una serie di discrete prestazioni, diciamo che ha pesato molto nel bilancio di classifica della Pro l'inizio davvero terribile, le prime 3 partite, 3 sconfitte, dopodiché si è cambiato qualcosa nella struttura tattica, lo stesso Grassadonia ha cambiato, adesso continua a fare dei piccoli aggiustamenti, dovendo fare anche di necessità un po' virtù fino ad oggi, non sappiamo, lo sapremo domani, quando sarà diramata la lista dei convocati, se saranno del match dell'Adriatico a Pescara, Germano, Pifulco e Vaiusci, che hanno fatto differenziato almeno fino a quando gli allenamenti sono stati visibili per tutti, poi da ieri ci sono state le porte chiuse, quindi vedremo domani con la lista dei convocati, ci sono comunque certo dei dubbi, delle incertezze, peraltro insomma Grassadonia non è nuovo a sorprese anche tattiche, quello che è capitato contro l'Empoli, cioè un 3-5-2 in fase di non possesso, un 4-3-3 non appena la Pro riprendeva palla, sono alchimie tattiche che certamente lasciano sperare in una gara che sarà sicuramente divertente. Zeman qui a Vercelli, non solo a Vercelli, come riveste sempre grande fascino, e Grassadonia fino ad ora, ecco, diciamo, dopo Grassadonia che è un allievo di Zeman, sì, in parte sì, certo, sì è un avvio difficoltoso, e poi ha messo in mostra quello che è il suo calcio, un calcio propositivo, una Pro che fa comunque gioco. Bisognerà, a mio avviso, vedere un po' subito come si metteranno le prime fasi di gara. È chiaro che Pescara è nettamente più forte sotto l'aspetto tecnico, ha una rosa di giocatori al di là degli infortuni, degli stati di forma, comunque è certamente più forte il Pescara della Pro, però fino ad ora la Pro, ecco, al di là di quelli che sono gli episodi, molto spesso abbiamo visto, non solo per la Pro, per il Pescara, gare di Serie B in questo campionato assolutamente equilibrato, decise per episodi, palle inattive, per decisioni arbitrali, insomma, serie davvero di situazioni che rompono la condizione di equilibrio e fanno pendere la bilancia di Eupalla da una parte o dall'altra, ecco, delle due compagini in campo. Non so se voi avete delle altre curiosità su quello che grazie, ti ringrazio Paolo, sei stato molto chiaro, ci hai spiegato quella che è l'attesa di questa partita, staremo a vedere. Grazie e buona serata. Grazie, buona serata, un abbraccio. Bene, mi sembra che Grassadonia stia dimostrando di essere un ottimo allenatore, un allenatore che comunque sa cambiare anche in corsa, e questo è importante. Torniamo ai messaggi. Forse è più bravo della squadra. Forse è più bravo lui della squadra, della squadra, del potenziale, sì. Perché effettivamente, come diceva il collega, il Pescara è nettamente più forte, almeno sulla carta. Buonasera, secondo voi questa rosa è adatta al gioco di Zeman? Sabrina, allora chi mi risponde con un sì o un no? Sembra proprio di no. È adatto, sono allora gli allenatori che se Walter dice sì, Luigi dice no, e proseguiamo. Buonasera, scusatemi, ma perché non invitate a parlare gli ex giocatori del Pescara degli anni 80 che erano veri giocatori come Di Michele, eccetera? Non dovete dimenticare questi giocatori, i giocatori di oggi non sono neanche il 25% di quelli di ieri, senza offese, quelli una volta avevano il cuore. Secondo me per andare meglio bisognerebbe guardare al passato. Scusatemi e buona serata a l'amico tutti. L'amico forse non ha notato i presenti di stasera? Sì. Sì, c'è Mario un Cantarelli, ma antecedente all'80. Forse le stesse cose a quelli dell'80. Ma sono in programma la partecipazione anche di altri ex giocatori del Pescara nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ma sei giovane l'amico che ha scritto. Ancora da casa, attraverso una birra e un arrosticino, la brigata saluta la trasmissione a tutto campo. Ciao, grande Vasile, io ringrazio e andiamo avanti. Ecco, questo è il tipo che ci piace, dai, in buon tempone. Fate crescere e pescare il Pescara, lo stadio sa da fare, cari politici, che la moneta non li mettono i cittadini.
vediamo un po'. Un saluto al mitico Giampiero Fattore, grazie, grande esperto di calcio. Andrea, buonasera, volevo ricordare che manca un terzino sinistro, mancano intermedi di centrocampo, mancano esterni alti e non voglio entrare nel merito che i vari Balzano, Bovo, Campagnaro eccetera, per le loro caratteristiche non sposano il calcio di Zeman, quindi il buon organico menzionato da Tambone da cosa deriva? Forse è ora che le cose si comincino a dire come sono, cioè come sta facendo ora il signor Fattore. Io resto della mia opinione che l'organico del Pescara è buono. È chiaro che è una squadra che ha avuto una genesi del tutto particolare, perché almeno leggendo i giornali c'erano due liste, quelle di chi doveva arrivare e chi doveva andare via, però non è così semplice spostare giocatori né in entrata né in uscita, per cui in questo momento è una squadra costruita con delle intenzioni in entrata, ma oggettivamente e obiettivamente ci sono dei giocatori che non si possono buttare a mare, quindi io credo che rispetto alla media della B questo resti un buon organico, che ha problemi probabilmente a esprimere il potenziale che ha per tutta una serie di motivi, anche il tempo poi darà ragione all'uno o all'altro, però sì. La disamina può essere anche corretta, ma certo. Ancora complimenti di cuore a Cantarelli, grande persona, molto chiaro e competente, un grande abbraccio da Davide Angrilli, spero si ricordi di me. Sì. Ti ricordi? Sì, lo ringrazio per queste cose, perché il calcio, così come lui non ha voluto rispondere, no, ma si può sempre rispondere in una maniera abbastanza garbata. Se i calciatori fossero pagati per quello che debbono fare, no? Non sarebbe così. Invece sono pagati per quello che hanno fatto. Ma nessuno di noi riesce a fare in una giornata le stesse cose che ha fatto il giorno prima, nel modo uguale, nello stesso modo. Dico, ecco perché si sbagliano. Il momento in cui si sbagliano ci sono delle conseguenze di dietro che sono i risultati. Il Pescara in questo momento sta sbagliando più del dovuto e certi risultati sono venuti a mancare. Il momento in cui riuscirà, tramite allenamenti, l'allenatore, la fortuna, qualsiasi cosa, perché ci sono tante componenti, si riuscirà ad avere dei risultati maggiori e non a trovarci in questa situazione a discutere di cose che nessuno di noi vorrebbe mai discutere. Ancora qualche altro messaggio, poi la pubblicità. L'idea di abbinare come sigla della trasmissione canzoni storiche con i filmati è un vero colpo di genio, almeno fa tornare il sorriso a noi tifosi in questo momento nero. Personalmente dico nostalgia, saluto agli illustri ospiti e un saluto particolare agli ospiti fissi senza i quali la trasmissione non sarebbe la stessa, ossia l'avvocato Albore Mascia e il grande Walter Nerone. Grazie, non possiamo che ringraziare. Me ne farò una ragione. Grazie. Andiamo avanti, forse a parte le ultime due partite è mancata sempre la cattiveria agonistica, emblematica della sconfitta interna col Brescia. Non lottano col coltello tra i denti come invece fanno le altre, ed è vero che ogni squadra può battere chiunque. Campionato strano in questo senso. Saluti a tutti. Roberto. Ancora. Squadra che commette troppi errori a centrocampo e in difesa. Pochi tiri in porta, troppi solisti e nel calcio la collettività è fondamentale. Sabrina. Specie nel gioco di Zeman. Parte bene. Scusate se intervengono, si vede che Fattore non viene allo stadio. Il Pescara è l'unica squadra che ha gli stessi calciatori dell'anno prima, il signor Zeman che non li fa giocare. Fiorillo, Coda. Che è nuovo? Bovo, Zampano, Benalì, Crescenzo, Selasi, Pettinati, eccetera. E niente, vabbè. Era un discorso di organico poi, sì, perché il Palermo. Dire, no, ma poi l'anno scorso non è che avevano conquistato il mondo questi. Appunto. Andiamo avanti, buonasera. Tutt'altro. Vediamo il. Buonasera Pierluigi, saluti i tuoi ospiti, in particolare il grande Giampiero. Purtroppo il progetto del nostro presidente è solo economico, questo è quanto. Saluti Maurizio. Grazie. Il Pescara dovrebbe riprendere i ragazzi del proprio vivaio in peregrinazione in altre squadre, in prestito, senza giocare e senza motivazione per farli giocare e non partire in Uruguay o in Bulgaria a trovare mercenari. Continuando così facciamo la fine dell'Italia. Riprendiamoci le nostre proprietà che giocano con il sangue e agli occhi e forza Pescara. Scusate, ma potete chiedere al ragioniere di quali giovani parla, visto che nessun giocatore giovane è di proprietà del Pescara? Grazie.
mai. Questo abbiamo detto prima. Buonasera, premesso che Zeman 5 anni fa ci ha tradito preferendo qualche euro in più andando alla Roma, da febbraio ad oggi non ho mai sentito Zeman attribuirsi delle colpe. Queste sono sempre dei giocatori. Gans l'ha preso lui, non è che l'ha trovato. Beh, su Gans bisogna vedere. L'ha detto anche il presidente. Qualche euro in più non è poi qualche euro in più. L'ha detto anche il presidente. E non per giustificare Zeman. Buonasera a tutti, un saluto particolare agli amici Luigi Mascia e Giampiero Fattore. Condivido pienamente quello che ha detto Giampiero. Ma Sebastiani la partita non l'ha vista domenica. Il Bari nel secondo tempo ci ha messo sotto di brutto fino al gol. Poi si sono calmati. La nostra squadra è mediocre. Speriamo di salvarci, ma non so se ce la faremo. Gianni Micozzi. Sì, sì. Bene, ciao Gianni. Messaggi sono tanti, ora la pubblicità e poi torniamo per la chiusura. 22:54 minuti, ancora in diretta dagli studi di Rete 8 per questa interessantissima puntata di A Tutto Campo. Allora, mentre la regia manderà gli altri messaggi, perché sono davvero tanti e vorrei farne vedere il più possibile, e l'ultimo giro con i nostri ospiti, inizierei da Giampiero Fattore. Allora Giampiero, la Provercelli non è il Bari, certamente la partita si gioca in casa, è d'obbligo vincere? Beh, è d'obbligo vincere, la vittoria, la Provercelli viene da due vittorie consecutive, è in un periodo, penso, di forma, adesso stava dicendo il collega che mancheranno alcuni elementi importanti e quindi deve vincere per forza il Pescara, non ci sono alternative per domenica. A cui mancherà Mammarella, tra l'altro. Sì, Mammarella e Vives, mi dice che sono due elementi importanti della squadra. Io penso che la vittoria ci possa stare domenica. Allora Mario, partita abbiamo detto che bisognerebbe vincere, può essere, lo diciamo da varie volte, la svolta questa che poi non arriva mai? Allora, io mi auguro che sia la svolta nel senso positivo, però penso che sia proprio effettivamente la partita peggiore che potesse capitare a un tifoso del Pescara, perché non ha la... Loro non hanno nulla da perdere, hanno vinto due partite di seguito, hanno vinto, vengono a Pescara, se dovessero perdere non è che cambia qualche cosa. Il Pescara no, invece, perché gli cambia il campionato completamente, perché si troverebbe ancora più vicino alla parte più bassa della classifica, con dei malumori e con una squadra che probabilmente diventerebbe difficile molto da poter... diciamo foraggiare almeno sotto l'aspetto del coraggio e della forza, perché sono i risultati in fin dei conti che danno entusiasmo e la capacità di pensare ad altri risultati, altrimenti... Giuseppe, abbiamo detto che Pescara ci si aspetta tutti che vinga questa partita in casa, se le cose non dovessero andare bene è a rischio Zeman? Ma credo di no, anche perché... È un discorso che credo non si possa fare a priori, dipende anche da come si sviluppa la partita, questo è indispensabile, non è una squadra, personalmente questa non è una squadra che mi ha impressionato, quindi poi tra l'altro il Pescara è chiamato a dare continuità, assolutamente i due punti dalla zona pericolo non sono da sottovalutare, ma anche i tre dalla zona playoff, quindi gara pericolosa, sì, concordo con lui quando ha detto che non ha niente da perdere la Provercelli, forse nelle ultime partite ha raccolto più di quanto meritato, e quindi però è un campionato strano e l'impatto psicologico sulla partita del Pescara è fondamentale. Allora, partita difficile, Luigi, cosa ti aspetti? La classifica dice che questo è il primo scontro salvezza della stagione, altro che partita difficile. È partita che la classifica dice essere una partita già della disperazione, almeno in questo girone d'andata. E dico che, insomma, se Pescara non vince con la Provercelli sabato, siamo messi male. Se non vince sabato siamo messi malissimo, quindi... c'è da preoccuparsi e io mi auguro che si ritrovino certi meccanismi di fronte alla modestia tecnica, perché la verità è questa, abbiamo detto che forse Grassadoni è più bravo di tutto il resto della squadra, quindi
questo un po' la dice lunga sul fatto che la Pro Vercelli, al di là delle due vittorie e di un campionato molto equilibrato come quello a cui stiamo assistendo, è una squadra modesta, è una squadra destinata a lottare per non retrocedere e comunque stare nella zona play-out, dove purtroppo rischia di essere il Pescara. Quindi vittoria da conseguire in tutti i modi e tirarci fuori da questa situazione, perché poi oltre i problemi strutturali che il Pescara ha dimostrato fino adesso, poi potrebbero arrivare quelli derivanti dal morale e da una situazione non proprio conciliante, perché se ci si trova poi nelle sabbie mobili della parte bassa della classifica, non so se questa squadra ha la forza oltretutto di tirarsene fuori. Ecco, Walter Nerone, che conosce il mondo del giornalismo, delle dichiarazioni da parte degli addetti ai lavori e da molto tempo le ascolta. Ecco, io vorrei chiederti una cosa. Sebastiani ha dichiarato qualche giorno fa, dopo la partita con il Bari, siamo tutti in discussione. Ora, visto che i giocatori non possono essere in discussione e credo nemmeno il presidente, e forse neanche i direttori, che cosa significa questo? E quello che stai dicendo significa che è in discussione zero. Un presidente che non vuole cacciare o non vuole dire se domenica perdo lo caccia, dice siamo tutti in discussione, per dire ogni settimana in base al risultato si rifanno delle valutazioni. Siccome escludo che possa essere esonerato il presidente, non vedo turbamenti sui direttori sportivi. Il mercato si apre a gennaio, quindi non si può fare in settimana, che ci rimane allenatore? Certo. Io penso che Zeman non corra nessun rischio in questo momento. Però sono d'accordo con uno spettatore che ha scritto, con Zeman o giochi a vincere o Zeman ha una cosa in comune con Galeone e forse anche con qualche altro, non è uomo da speculare sui punti salvezza. Per cui se stai lottando per la salvezza. Beh, con queste parole ringraziamo tutti velocemente questa sera perché siamo in ritardo, gli ospiti in studio, i tecnici, la regia, Tatiana Conetti e voi che ci avete seguito sempre con grande affetto da casa. Buonanotte e appuntamento a giovedì prossimo. Chissà che faccia che farà.